arrivano i barbari e te li trovi davanti attraverso l'antenna. Eccoci qui, 800 24 00 24. Che ospiti Torazzi, stasera. Torazzi, magistrati padani ci vogliono. Invece qui c'è un'intrusione, fra poco c'è un'intrusione romana, tra un po' poi la... Con voi è possibile fare un ragionamento serio per pochi secondi? Domani, è possibile? Scusi, lei ha detto, oltre ad avere un ministro leghista, certo, dovremmo avere magistrati padani, perché la nostra magistratura, che è fatta tutta di ragazzi del sud, con i loro burocrati del sud, è un autentico groviera di informazioni. Come fa uno a denunciare un mafioso se il mafioso dopo tre minuti lo sa perché viene informato da qualcuno, dagli amici? Cioè ci vorrebbero magistrati del nord, invece di magistrati che secondo lei... È vero. Ma chi è questo? Guardi, posso? Chi è? È vero. Sì, vada Torazzi. Bene. Allora, primo, questo concetto deriva dalla Costituzione della Repubblica Federale Tedesca, che l'articolo 31 dice molto chiaramente. Che dice? Le massime cariche dello Stato, degli uffici amministrativi e di giurisprudenza devono essere occupate di norma da gente originaria del territorio, di quel land, cioè di quella regione. Cioè lei mi sta dicendo, no scusi, questa è una cosa seria, dunque se... Mi scusi, no. Fatta finire, nei conti magistrati lombardi in Lombardia, i veneti in Veneto. Primo. Ah, dunque no, lei ribadisce questo concetto. Un attimo solo, un attimo. Torazzi, mi aspetti un attimo. Porca miseria, un po' di pazienza. No, lo so, ma è per spiegare. È per spiegare, Torazzi. Torazzi. Per spiegare no, è per cercare di non farmi spiegare. No, ma è per, no, ma non è per non farla spiegare, per spiegare, per spiegare noi. Lei sta dicendo. Non bisogna capire quello che dico io. Ma no, ma lei sta dicendo che... Ma ho capito, ma che c'è? Io voglio. Lei dice in Lombardia ci vogliono magistrati lombardi, questo lei dice? Se noi applicassimo la Costituzione della Repubblica Federale Tedesca, che tra tutte le Costituzioni federali è quella più all'acqua di rose. Sì. Vabbè, allora se applicassimo la Costituzione tedesca. Il concetto è molto chiaro. Di norma i magistrati, come tutti gli altri dirigenti dello Stato, delle cariche sul territorio, devono essere originari di quel land. Vabbè, però lei adesso sta edulcorando quello che lei ha detto. Qualcuno dovrebbe dire che siamo in Italia. Ma chi è? Chi è questa voce? Torazzi ha riconosciuto questa voce? No, non è possibile. Siamo in Italia, non siamo nell'Ender, ancora no, Ha sentito questo accento tipicamente brianzolo, no? No, non l'ho riconosciuto, chi sarebbe? No, ma neanch'io, guarda, riconosco neanch'io, guarda, in questo linguaggio. No, è una persona è entrato qua dentro. Ecco, è un estraneo che è entrato qua dentro, stava sentendo un ascoltatore. No, scusate, continuate. No, bene, la ringrazio. Sì, no, ma prego, non ha capito chi è. Cioè, noi non abbiamo capito. Non ho capito, sinceramente non sono. No, ma sono uno che passava qui e sentivo queste marea di robe. E quindi, no. Queste interessa... Se lei pensa che siano stronzate, lo può dire. No, mi interessa sapere come la pensa lui. Come la pensate voi. È brianzolo lei, no? Vicino a Varese. Ma così sono di come si chiama? Figino Serenzo. Figino Serenzo. Vabbè. Giallo alla zanzara. Giallo alla zanzara. Lo sveleremo. Carimate. Carimate. Lei conosce Carimate, Torazzi? Ma no, non sono mai stato Carimate. C'è un bellissimo golf club. Il castello di Carimate, bellissimo. Boh. La Costituzione federale tedesca invece. Sì, però lei ha detto che la mafia si combatte meglio così. Invece se ci sono i si combatte meglio se ogni regione ha i suoi magistrati, cioè quelli lombardi in Lombardia e Veneti in Veneto, così. Beh, guardi che è quello che succede nella Repubblica Federale Tedesca. Ma perché? Ma non è vero, non è così, poi lo Stato è uno, scusi. Scusi, lei passante, che voleva dire? Appunto. No. Lo Stato è uno in quel modo in cui dite voi, è uno Stato centralista. Ma no, come centralista? Crea una struttura che risponde allo Stato e non al popolo, e se è un territorio esteso e composito con tante tradizioni e culture diverse come quello italiano, diventa oppressivo automaticamente. No, vabbè, lasciamo perdere questo concetto generale. Lei sta dicendo che la mafia si combatte meglio se ci sono magistrati che pensano da calabresi in Lombardia, e non funziona. Perché non funziona? Perché i magistrati calabresi che vanno in Lombardia sono affiliati all'Andrangheta, scusi. Va bene. Ma scusi, ma perché dovrebbero essere affiliati alla mafia veneta? Ha sentito il commento del passante? Non ho sentito il commento. No, dico, ognuno c'ha la sua mafia. Ci sarà anche la mafia veneta a sto punto, no? Ma diciamo che
notoriamente in tutto il mondo l'origine della mafia non è a Conegliano Veneto. Se a voi ma come c'è la mala del Brenta? Come? Avete fatto delle scuole diverse dalle mie. No, però scusi Torazzi, lei sta dicendo. No, no, nel territorio fa mafia, eh. Lui sta dicendo. Cioè, il passante. Scusate, no, ma lasciamo perdere il passante. Lei sta dicendo una cosa: se esistono, se ci sono i magistrati veneti che lavorano in Veneto, allora è più facile combattere la mafia. A me mi sembra una cosa folle. Cioè, il magistrato calabrese in Lombardia, lei dice, favorisce la mafia. Perché? Ma guardi, in primis perché è evidente che chi conosce il territorio e abita nel territorio ha un contatto migliore con la popolazione. Primo passaggio. Secondo passaggio. Il magistrato del territorio è molto più legato al suo territorio e di conseguenza, faccio un esempio molto semplice, non avrebbe mai avuto neanche disfriso nell'anticamera del cervello la possibilità, l'idea di dire ma c'è un magistrato di Gioia Tauro che vuole mandare al confine una serie di mafiosi. Ma guardi che è pieno di magistrati, è pieno di magistrati del sud che mandano al confine i mafiosi delle loro terre. Ma se uno non può fare il concerto, ragazzi, non c'è mica nel terzo Reich. No, ma adesso paragone, paragone col terzo Reich. Ma guardi che i Länder li ha nominati lei, Länder fa cosa con Lager, di una criminalità organizzata imperante, pensavano di risolvere il problema mandando al nord al confine i mafiosi. I magistrati che erano qua, non essendo del territorio, non hanno detto è una follia, ha dovuto combattere la Lega 15 anni con i mafiosi, veneti, dove li mandiamo al confine in Calabria? Scusi Torazzi, ma perché si lasciano scappare? Perché si lasciano scappare informazioni? Perché secondo lei si lasciano scappare informazioni quelli del sud? Come lei l'ha detto? Perché si lasciano scappare? Certo, è vero, questo purtroppo è la realtà che viviamo tutti i giorni. Ma quale realtà? Ma che dice? Ma no, lo diceva Borsellino, ragazzi, Borsellino diceva, io se voglio parlare... Un attimo solo, c'è la pubblicità, non la voglio, non la voglio interrompere, non la voglio interrompere, lo sa chi era prima con la voce? No, no. Lo diciamo dopo, 800-24-00-24, la zanzara... Rimanete inchiodati alla radio! Navigatore, radio, telefono e computer, tutto insieme. Nuova Eccoci qui, 19:17 la zanzara, 800-24-0024. Abbiamo capito dall'onorevole Alberto Torazzi che ci vogliono Lega Nord, che ci vogliono magistrati veneti in Veneto e lombardi in Lombardia per sconfiggere la criminalità. Il titolo del TG3 e poi. Io sono emozionato, posso dirglielo? Non fare il solito, liscia sempre il pelo a tutti gli ospiti, caso qua. La sua caratteristica. Ma in questo poi caso diventa qua. Cattivo, diventa cattivo. Ma però, non con quest'ospite. Va bene, andiamo? Beh sì, perché no? Possiamo anche diventare cattivi. Dobbiamo essere cattivi. Dobbiamo essere cattivi. Sempre il passante che se l'era presa un po' con Torazzi. Se l'ha capito, perché io non ho capito nulla del discorso. Il passante non se la prendeva. Se la prendeva con voi che non fate parlare gli ospiti. Ma come non facciamo parlare? Non l'avete fatto esprimere. L'avete fatto esprimere. Antidemocratici. Sì, siamo un po', effettivamente siamo stati un po' cattivi con svizzeri. Siete svizzeri. Ma non è un insulto, svizzeri. Svizzeri, come no? I titoli del TG3, torniamo subito, sentiamo come il TG3 riassume la giornata, una giornata molto calda perché i tassisti contro i loro sindacati e altre notizie ancora. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Agricoltori, camionisti, pescatori nel movimento che sta mettendo in ginocchio la Sicilia. Confindustria e Procura, attenti alle infiltrazioni mafiose. Bene, allora, volevo salutare alla fine Torazzi, io le voglio bene. Perché vuoi bene a Torazzi? Non è che le voglio bene, insomma, non è che le voglio male. Ecco. Io voglio bene anche ai Curiazzi, guarda. Ai Curiazzi le vuole bene. Oriazzi Torazzi? E Curiazzi, infatti. Dica. Eccoci qui, ma Reguzzoni se ne deve andare o no? Guardi, secondo me la decisione la deve prendere il segretario federale. Io devo dire, erano anche più esperti, ma siccome noi dobbiamo sono cose interne non che... in modo che ci siano più però nel sono cose interne vabbè, per lei deve senta io voglio capire però un concetto definitivo proprio con cui chiudiamo il discorso il cerchio allora, chiudiamo il cerchio, magico così anche per far capire al passante la sua posizione sulla questione dei magistrati. Sì, voglio capire. Cioè io voglio capire perché un magistrato del sud se la canta troppo, cioè perché è più chiacchierone, fa trapelare notizie, cosa ha di meno di un magistrato del nord? Ma guardi, io credo che la magistratura
struttura del Sud è stata messa alla prova e ha dimostrato che la mancanza di rigore nella maggior parte dei casi che è tipica di tutta la nostra amministrazione pubblica. Sì, infatti tutti i morti che ci sono stati... Esprimiamoli in un senso compiuto. Cerchiamoci. Hanno la sanità. La regione Lombardia, spendendo metà mediamente per abitante delle regioni del Mezzogiorno, ottiene servizi che sono considerati tra i migliori al mondo. Vorrà dire qualcosa. Ma che c'entra, che c'entra con la magistratura, onorevole? Perché la magistratura, lei mi ha detto un'espressione, faccio un esempio. La cultura amministrativa che abbiamo nelle regioni padane è più portata al rispetto della regola, lo chiami quello che volete, è più razionale, è una cultura... Ok, dunque, se ci fossero magistrati lombardi, nel caso in cui dovesse avere un giudizio o un'operazione, preferisco un magistrato padano, e se devo essere operato, preferisco essere operato in Lombardia, che per esempio in Calabria. No, ma scusi, guarda, ma... mi dico una cosa in più: i cittadini sono vittime di questo sistema, so. Però purtroppo o non hanno la forza di ribellarsi, però scusi Torazzi, ma lei lo sa che un sacco di gente che lei dice lombarda magari ha origine in Calabria, in Sicilia, come si fa a definire uno lombardo piuttosto che campano? E allora voi, mi scusate, la sua distinzione qual è? Delle persone colte e progressiste come voi dovrebbero sapere. Progressista, e quello che conta, è un'offesa progressista, ma sono i valori e la cultura. Vabbè. E la cultura si trasmette in un ambiente. Ma Falcone e Borsellino non erano bravi magistrati? Parlano, mi faccia finire. No, ma scusi, parlano, ma Falcone e Borsellino. Ma Falcone e Borsellino in Germania di immigrazione parlano del Eindeutschung. Integrazione di una persona. No. Vabbè, la fa difficile per scusi Donazzi, ma perché parla perché lei ha espresso un concetto e se lo sta edulcorando con altre cose. Io la ringrazio molto. Un attimo solo, la devo ringraziare e la devo salutare. Così. Silvio, che farò senza di te? Beh, il passante di prima è Antonello Venditti. Buonasera. Buonasera. Benvenuto. Grazie anche a voi. Volevo salutare il Torazzi. Perché come lo vuole salutare? È fantastico. Non lo so, è veramente fuori da ogni lender. Ha mai votato Lega lei, signor Venditti? Non posso. Io sono romano. A Roma, eh? A Roma c'è stata. Sì, ma io sono romano, non posso votare Lega. No, perché ognuno ha il suo territorio. Allora io qui posso votare, che ne so, Forza Roma. Beh, questo. Stava a Sandia. No, però volevo dire che le ha dette troppe. Io volevo veramente per la cognizione. No, stava dicendo giustamente che i magistrati hanno dato la vita, danno la vita tutti i giorni per combattere la mafia e la camorra in ogni dove, non solo in Sicilia ma anche in Lombardia, in America. Perché bisogna andare a vedere il sangue di questi magistrati. Ecco, poi oltretutto vorrei sapere veramente la definizione di lombardo, cioè per esempio noi non diamo la cittadinanza ai ragazzi di varia etnia che sono nati in Italia. Certo. Il concetto di cittadinanza mi dovrebbe spiegare solamente quello. La prossima volta. Però se vuole le spieghiamo volta. Il concetto di Padania tra un po'. Questo che abbiamo sentito, che stavamo sentendo è una canzone dal suo ultimo disco. Ma io volevo parlare. Sì, ma questo Silvio è un. Ecco, dopo 3 mesi senza Silvio, come si sta in Italia? Ma guarda, io direi di questo: esteticamente si sta meglio. Esteticamente, perché voglio dire, l'Italia di Silvio. Brutte. Beh, l'Italia di Silvio ha portato alcuni modellini e modelline, no? Sì, per cui a un certo punto siamo passati da wow a una depressione totale. C'è quindi, la tristezza adesso. È un po' triste, Monti. Ci si divertiva di più con Berlusca. Beh, direi di sì, tutte le cazzate. Feste, feste, cose, fighe, palabatto, telefonini. Un drive-in continuo. Ecco, esatto. E quindi quel Luna Park non c'è più e quindi un po' ci manca, dai. Diciamo dunque anche a lei, che proprio non è un estimatore di Berlusconi, no, un po' manca Berlusconi. Sì, ma a livello estetico mi manca. Poi tutto questo fragore che c'è stato in Italia, diciamo che è anche causa sua o no, ce ne dimentichiamo. Nello, è un sì, ma Monti le piace? Monti è molto aplombatico, diciamo. È un aplomb che è fantastico. Ma poi ho sempre desiderato essere rappresentato da uno che sapesse almeno 3-4 lingue. Lui parla correntemente in termini tecnico-scientifici, l'inglese lo parla meglio della Thatcher.
questo è questo l'elogio del governo Monti. No, non è un elogio del governo, no, dello stile, dello stile Monti. Parliamo dell'estetica, l'estetica ci vuole gusto, ci vuole e lui ce l'ha. Però per un uomo di sinistra come lei, se ancora valgono queste parole, ma un po' valgono, un po' valgono. Ecco Monti, però non è proprio il, certamente è proprio l'incarnazione del banchiere della Bocconi che esce tutto bello con 800 con un curriculum enorme, ma io lo rispetto. Forse era più popolare però Berlusconi, no? Anche era più vicino al popolo. Diciamo che è populista, diciamo non popolare, che così, però insomma voglio dire, ci faceva ridere di più Berlusconi. Ecco, poteva succedere qualcosa ogni giorno. No, ma succedeva qualcosa. Invece qui succedeva, però adesso qui succedono dei fatti tipo i tassisti, e poi scopriamo che in Sicilia. Con gli tassisti o con Monti? Guarda, io in teoria starei con tutte le persone che tentano di fare bene il proprio lavoro. Sì. Qui bisogna vedere se qualcuno riesce a farlo il proprio lavoro. Ecco, ma Roma ecco. Senza taxi. Roma senza taxi è una è come Milano senza taxi. Sì, come fai a vivere? Certo. Cioè, voglio dire, una società si propone lo sviluppo, come fa a non averci i mezzi per potersi sviluppare? Dunque, lei che è un simbolo di Roma, dica ai tassisti, ce ne sono moltissimi che ci stanno ascoltando, guarda, tornate a lavorare. Poi... Io penso una cosa, che adesso... più andrà avanti il tempo, più ci saranno milioni di contraddizioni che scoppiano inevitabilmente, e scoppiano tra parentesi tra la base e i capi di questa base. Per cui a un certo punto, quando tu non riconosci più l'autorità, l'autorevolezza dei tuoi capi, vuol dire che c'è nelle file dell'esercito c'è qualcosa che non va, oppure è stato discusso poco, oppure ci sono mezzi di lotta sui quali ognuno ha un'idea diversa. Sì, su cui ognuno gioca la sua partita personale. Qui io penso che si andrà avanti così, insomma, in Italia, che appena vieni toccato tu e non sei più gli altri, fine è così. Però io sui taxi di Roma, io non voglio dire, per me possono fare tutto quello che vogliono. La verità è che uno deve essere messo in condizione in questo paese di poter lavorare anche i tassisti, e lo devono fare bene, sapientemente, perché il taxi è il primo biglietto da visita che tu dai a un turista a una città. E questo non è un bel biglietto, il fatto che oggi all'aeroporto, per esempio, dove siamo arrivati noi, era completamente deserto totale. No, poi ti voglio dire una cosa, che per esempio quando tu telefoni al tuo, non faccio i numeri, a uno delle tante compagnie, tu non sai chi ti sta telefonando, perché se io ho bisogno di un taxi per andare all'ospedale, oppure per andare, sono un handicappato, ho mio figlio handicappato che devo portare urgentemente, tu mi devi rispondere, poi mi dici sono in agitazione, ti mando quel taxi lì che farà questo servizio. Ma se tu non fai il servizio di pubblica utilità, quello a cui tu sei chiamato, certo, io credo che non stai facendo un buon servizio. Ma questo al di là delle diatribe dei taxi eccetera, io ripeto, io li riconvertirei. I tassisti devono essere come le carrozzelle, cioè devi sapere le lingue, devi sapere la storia della tua città, devi essere appunto quello che era un tassista allora. Vi ricordate Alberto Sordi, il tassinaro? Lui sapeva tutto, portava tutta la gente, gli spiegava Roma, quindi tornare allo spirito di Alberto Sordi, del tassinaro Alberto di Sordi, no, non credo di quello che rappresentava il tassista, di quello che deve essere un tassista, cioè di quello che deve essere il nostro. Noi siamo un paese che non sa le lingue, non sappiamo neanche la nostra, a furia di star a parlare con quello lì. Un attimo solo, abbiamo la borsa, torniamo subito, c'è Renzo da Milano, Rosario da Torino, altri ancora, 800 24 00 24. Il 25 gennaio. Ma il Grana Padano perché si chiama così? O perché esiste il Gazzettino Padano? Hai detto che non esiste la Padania e invece la Padania esiste. No, ma la Padania esiste. È un modo per dire che se c'è questo termine, questa terminologia, è perché la Padania esiste. Se Dio vorrà. Noi dobbiamo per forza cucire i fini della politica. Non è pensabile che così fai la Padania così a caso, giocando al lotto facciamo la Padania. Dobbiamo lavorare, anche se dà fastidio andare a Roma, a me non piace Roma. In tanti anni sono convinto che anche tu non hai mai visto Roma, io non conosco Roma, al di fuori del Parlamento non conosco, non sono mai stato, che so, a vedere la Cappella Sistina, niente, zero, vedo giusto il Colosseo quando passo, quando il sindaco di Roma chiedeva i soldi per il Colosseo,
lo mandai a parlare con Calderone, sapendo che Calderone, il Colosseo, ci sono morti tantissimi galli lombardi, galli. Hanno dovuto combattere e morire, qui figurati se facciamo degli soldi per sistemare il Colosseo. La storia non va mai dimenticata. La storia non va mai dimenticata. Ha capito Venditti? Ecco noi Antonello Venditti, no, 800 24 00 24. Venditti, allora, ha sentito queste parole di Bosso? Ma i galli, sapeva che i galli? Ma i galli? Perché ride? Perché Venditti? Fa ridere. È il senatore. Ho capito, però che ci posso fare? Ma come il fatto sembra di sapere che la Padania esiste perché c'è il Gazzettino Padano, il mi fa ridere. Padano. E anche il Grana. E anche il Gazzettino Padano. Anche il Gazzettino. Cioè, no, però... Ma sono deputati questi. Non ha mai visto Roma. Ho capito, ma sono deputati della Repubblica Italiana. Ma allora dico, ma perché veramente non fanno la secessione? Stanno lì. Se ne stanno a casa loro. Esatto, cioè io approfitterei quando... Io quando vado in Padania, adesso mi fa ridere. Vale, anche no? Ma io vado sempre. Io vado, mi piace il Veneto, mi piace la Lombardia, il Friuli. In Padania o io in, mi sento in Veneto, Italia, mi sento in Veneto, in Lombardia, è bellissima. Cioè, Milano la trovo un'astrazione, credo. No, un'invenzione totale. Un'invenzione totale, è un po' come la lazialità per te che no, sei della Lazio. Ecco il derby in studio. Cioè, come invenzione totale? Sì, è un sentimento. Sì. La Padania, quindi la Padania, sì, come la Lazio, un'invenzione totale. Possiamo riassumerla così. Questo è così, è come la Calabria e Dio, no? La Calabria, io dissi, Dio, perché hai fatto la Calabria, ma non perché ce l'avessi con la Calabria e i calabresi. Ma che cavolo dici? Ma che sei matto? Ma che sei della Lazio? No, io dissi questo perché poveracci c'hanno la Salerno e la Reggio Calabria che non funziona e quindi sono maledetti da tutti. C'hanno un sacco di cose belle, ma sono anche una regione che purtroppo è disastrata. Ecco, tutto qua. Poi però da qui... sei uscito con quell'espressione Dio perché hai fatto la Calabria. Ma dico, ma l'ho detto, ma Dio, ma perché hai fatto la Calabria? Hai capito? Come... Era scherzosa, non era una cosa che è un documento della Lega. Cioè, ma pensa che Libero mi scrisse pure, cioè, scritto Bossi, Venditti più leghista di Bossi. Beh, perché questa cosa perché gli piaceva che io perché fosse... con quell'espressione. No, io invece tu amo dire... la Calabria, mi piacerebbe che fosse una regione invece, a parte che ce vado, insomma, efficiente, eccetera, efficiente, eccetera. Invece adesso è una palla al piede ancora. O no? Si deve dare una mossa pure alla Calabria, ma credo che ce la dobbiamo dare tutti la smossa. Allora, sentiamo Renzo da Milano, buonasera. Renzo Bossi? No, non è Renzo Bossi. Pensavo fosse il figlio. Signor Renzo. Sarà il fidanzato di Lucia. Pronto? Vada. Sì. Sì, Cruciani, buonasera. Buonasera. Voi adesso ridete anche perché mi chiamo Renzo, perché siamo Renzo Bossi. Ma no, ma non si scherza su tutto. Voi, Cruciani, ridete sempre i deputati della Lega. Avete riso Bonanno perché, vabbè, stasera... c'è il deputato della Lega che dice che la magistratura, i magistrati, se sono del posto è meglio. Io sono d'accordo. Beh, lei è d'accordo, benissimo. Per me è una emerita stronzata, lo ribadisco. Oh, quando una parla così stronzata, mi piace. Una stronzata. Mega galattica, perché non c'entra assolutamente nulla con l'efficienza della magistratura, con l'efficienza degli uffici, non c'entra assolutamente niente, è una stronzata e io lo ribadisco anche in maniera forte, vigorosa, come nel mio carattere, Renzo. Per cui non è che lo prendiamo in giro tutti, dipende quello che dicono. Se uno dice una stronzata, dice una stronzata. Se uno dice una cosa intelligente, può essere della Lega, può essere del movimento dei Forconi, può essere Beppe Grillo, eccetera. A me non mi interessa, questa mi sembra una cosa ridicola, cioè come quella che ha ripetuto secondo... che ha detto sul fatto che i magistrati del sud si lasciano scappare un po' troppe informazioni, che sono meno efficienti di quelli del nord. Dimenticando Falcone, Borsellino, tutti i magistrati. Renzo, lei invece è d'accordo? Sono curioso, perché è d'accordo? Un attimo, ho aspettato mezz'ora. No, dica. Mi faccia dire quello che volevo dire, no? Sì. Anche gli insegnanti è bene che siano del posto, perché io, mia figlia, quando andava a scuola, terzo o quarto elementare, veniva a casa piangendo... che non capiva il dialetto napoletano dell'insegnante. Vabbè. Ha capito? E poi, senta, la devo dire tutta. Sì. Il tuo socio lì, Parenzo, è un pallone gonfiato, perché in una trasmissione ha dichiarato
che lui per 5.000 euro non si alza neanche al mese. Non mi sveglio la mattina, ma era una battuta. Era una battuta, l'aria che tira, con l'aria che ma era una battuta. Si chiama ironia. Si chiama comunque, guardi, che la ricchezza non è la ricchezza, e lui non è ricco. Sto bene, casomai sono io un po' più ricco di lui. Sto scherzando, non è una, non è una cosa, come dire, da respingere. Cioè, la ricchezza, l'aumento della ricchezza è una cosa che fa progredire la società. Poi c'è la ridistribuzione, eccetera, eccetera, il welfare, esatto, la protezione per i più deboli. Però non è che la ricchezza sia una cosa negativa, di per sé negativa. La ringrazio, Renzo. Senta, Venditti, ma io ho letto da qualche parte che Alfano, il segretario del PDL, è un suo fan. Sì, no, ma io sono stato. Canticchia le canzoni mentre va da Berlusconi. Beh, probabilmente no, anche prima. Rubi, svegliati, è prima. Certo, no, no, com'è che faccio? No, no, ma Alfano. Ma, lei è rimasto colpito però da questa, non se l'aspettava, diciamo la verità. Angelino Alfano. Sì, però mi fa piacere, non certo. È che. No, certo. Non sono così. Non so, steccati. Ecco, steccati. Steccari, ho detto. Settari. No, no, mi fa piacere. Sono rimasto sorpreso, urlala. Però ho scoperto che io, per esempio, ho tantissimi fans di destra, di della cattolici, Lazio. Della Lazio, del, neri, gialli, bianchi, perfino democristiani, per cui benissimo. Ma a destra chi apprezza di più lei, per esempio, che è un uomo di a sinistra? A destra? Sì, una persona. Ma guarda, che... ormai, non, guarda, destra, sinistra, vabbè, d'accordo, è molto diciamo, nel difficile. Centro-destra, diciamo, non so, più Cicchitto, ma... ad esempio. No, che ride? A Cicchitto, cioè, non Verdini. So che... Non faccio dei nomi così a caso, no? Ma perché ridete? Qui ci vuole il cric, dice. Come il cric? No, il cric, la cricca, stavo dicendo, quella no, il cric, quell'altra cric. No, ma io faccio altri nomi, ma io non mi addentro. Il problema è che veramente se la passa male la classe politica, veramente male, tutti quanti, diciamo. Ma c'è uno a destra che uno autorevole, ma perché a destra? Fatemi parlare del mio, diciamo, perché Tremonti, a me Tremonti, porca puttana. Com'è che fa? Porca puttana, la Sardegna, quando voleva vendere la Sardegna, era uno che era creativo. Voleva vendere le spiagge, andava a Sardegna, andava alle spiagge, voleva vendere, ha ragione Venditti. Cioè, certo. Io sono ammirato di questi grandi geni che inventano cose per fare cassa. Lei è un po' ironico, dunque non credo che abbia grande rispetto per Tremonti, o comunque grande ammirazione per Tremonti. Voglio dire, Formigoni, che ne so, Formigoni. Formigoni, cioè il celeste. Comunione e liberazione, quando mi hanno detto, no? Io dico, lui disse che era vergine, no? Che tendeva una volta, sì. E io dissi, ammazza, ma cavolo, cioè. Poi mi hanno spiegato che comunque è del cristiano peccare e poi pentirsi. Ah, quindi dice, cioè, quindi lui tendenzialmente sarebbe vergine, poi fornica come tutti. Beh, questo non lo sappiamo ancora. Eh no, fornica, è un gran fornicatore. Perché ne sappiamo? Ma fornica. Lei lo sa. È bella sì, beh, Rino Formica anche. Ah, c'era. Rino Formica! No, comunque no, Formica, sì. E dopo si pente, come fanno tutti i cristiani, per cui a un certo punto va e bene Casini, così. Casini com'è? Casini potrebbe avere il suo momento, eh? Secondo me sì. Secondo me sì. Beh, però è alleato, adesso è alleato vicino. Ma dai, ragazzi, come alleati? Questi qua sono due schieramenti che sono sospesi, no? C'hanno un po' di schiumetta. È presente quando dividi due tori, sì, due cani che va. E c'è sta Monti in mezzo. E poi a un certo punto gli dice: oh, die che quell'altro. E die, cioè, praticamente per interposta persona si mandano gli insulti. E c'è Monti che ha questo famoso aplomb, che invece è bellissimo anglosassone, che sta lì. E prova a mediare. Fermo. Sì. E noi fermi. Ma come pratica, io però vedi Cruciani. Senta, ma lei ha mai pensato di fare politica? No, assolutamente. Qualcuno gliel'ha proposto? Di candidarsi? Tutti, come dal 1983, credo tutti. Tutti gli hanno proposto. Il PC glielo chiese, te lo chiese? Ma anche il PC, ma poi ma io ma anche la destra? Ma fino ai repubblicani sono arrivato, Vabbè, insomma, fino al centro. Cioè, il centro, no, ma credo anche, ma voglio ma dire, ma che ti hanno proposto, che ne so, di fare il deputato, ma sì, ma dai, ma anche la Ma sono piccolo, cioè la mia credibilità viene proprio dal fatto che non la faccio la politica, faccio un altro tipo di politica, certo, che è quello che potete fare voi, commento, mi diverto, esprimo opinioni, do suggerimenti e idee. Se poi tu le cogli, le mie idee, i miei suggerimenti, è meglio per me, è meglio un po' per tutti, credo. Ecco, ma la sinistra oggi da chi è rappresentata? Quello è difficile dirlo, perché c'è Bersani, poi ci sono, comunque c'è questo blocco delle primarie.
cioè sì, lo statuto del PD. Del PD, io comunque come area sono, voglio rassicurare tutti, perché sempre, ecco, rassicura anche tutti, sì. No, no, io sono PD, la mia idea comunque è quella, la grande area che bisogna fare. Quindi bisogna in un accordo con Vendola, Di Pietro, cioè... Ma io penso che per la costruzione del PD ci voglia la forza di tutti, di tutti, pure Fidel. Casini? Alleato. Ma guarda, io dico di tutti, nel senso che l'idea vince sugli uomini e sulle cose, fortunatamente. Quindi un'idea complessiva di riformi, diciamo, di grande movimento. Ecco, ma riformista. Come leader chi vedi nel futuro? Il Bersani. Leader, lo sai che a me interessa poco, come perché no, questo dai. Leaderismo, guarda, il leaderismo. Cioè, ha portato... dici dopo Berlinguer? Ma Berlinguer a cui tu hai dedicato una certamente, storica. Ma Berlinguer era uno dei tanti leader di quel partito lì. Ma il partito era il partito, non è che moriva sotto il proprio leader. E quindi questo è il discorso. Oggi noi siamo ancorati a quello e meglio di quello. E facciamo allora con questo discorso, c'era Berlusconi che voleva ridurre il Parlamento a 1, 2, 3. E qui vi ricordate, lì, cioè. Ma perché ci sono 300 e passa deputati? Beh, un po' di meno ce ne vorrebbero. Ce ne vorrebbero. Allora, noi ci dobbiamo. Il problema di questo paese è la troppo. Democrazia. Guadagnano guarda. Troppo i deputati, secondo te? Ma non lo so, dipende rispetto c'è a cosa. C'è una grande discussione, ecco. Sai, sulla casta. Io, questo però è veramente, voglio dire, per vendere delle cose, no? Ognuno dice a quell'altro che è più ricco e meno ricco e quell'altro, però non si viene a capo di nulla. Invece, secondo me, bisogna fare un discorso più di democrazia. Cioè, questo paese non è un paese democratico, perché nessuno può fare il proprio lavoro. Beh, insomma, cioè, non è un paese democratico. No, un ma paese... guarda. Ma guardate, ci sono le classifiche, noi siamo al 70esimo posto. Quello sulla libertà di informazione. Ma ti pare niente. Sì, poi, ma scusa, Io lo dico io non sempre, ci credo tu non sei d'accordo, no, ma l'ascensore sociale in questo paese ma non questo, funziona. Il grado di corruzione è quello che ci dicono questo gli altri. Discorso, certo. Ma questo, quando un paese arriva a questo punto, poi possiamo essere simpatici, però poi la verità è quella. Noi dobbiamo entrare dentro le cose, perché la libertà fa scopa con la democrazia. Allora, sentiamo Luigi da Padova, 800 24 00 24. Poi dimmi una cosa sulla chiesa Lici, qua a Roma c'è un grande... Sì, volentieri. Luigi da Padova, dica. Pronto, buonasera. Vada, tanto vada. Complimenti per la trasmissione al 50%. Perché vorrei capire... Perché non sopporta Parenzo? No, vi sopporto tutti e due, ma vorrei capire al 50 se fate audience o informazione. Noi non facciamo quello che ci pare, questo è il punto. Infotainment, informazione, notizie. Noi facciamo quello che ci viene in mente varietà, durante la giornata. Facciamo. Varietà, certo. Varietà, io... informazione, alto, basso, brutto, bene, schifoso, bellissimo. Siccome vi seguo da tanto tempo, pensavo faceste informazione, invece mi sembra che ultimamente fate più audience. Le due cose non è che sono distanti, comunque lasciamo perdere. Sono d'accordo con Venditti che il nostro paese non ha democrazia, direi classificarmola come una buona anarchia, dove ognuno fa quel cazzo che vuole, chi vuole più ruba di più, scusi il termine. No, per carità. No. Comunque poi... io volevo intervenire a proposito della Lega. L'Italia è un paese, tra virgolette, democratico, uno, quindi come il fascismo era fuori dall'arco costituzionale, l'obiettivo della Lega è dividere il partito, io penso che non dividere debba avere il paese, spazio. Quindi va giudicato come un partito extracostituzionale. Faranno i bombaroli, ma non possono permettersi di dire tante stronzate in fila. Grazie Luigi, voglio capire Venditti, l'Italia è più sensata, cioè io ho sentito. È d'accordo con questo, quello che io ha detto? Penso la Lega è un partito fuori dalla Costituzione. Ma certo, ma loro stessi sono in una contraddizione incredibile, come fai a essere... Cioè, se non ci fosse la Lega noi staremmo meglio come paese? Ma non è che staremmo meglio, avremmo perso tanti anni. Avremmo perso un'opinione, però avremmo guadagnato in come posso dire coerenza. Cioè, questo è un paese che si permette delle cose di un'incoerenza, cioè tu quando vai a giurare e fai il deputato giuri sulla Costituzione italiana, no, la Costituzione padana, quindi in quel momento stai spergiurando, quindi devi essere allontanato. Non ci sono loro giurano oppure, e poi sognano l'indipendenza della Padania. Oppure stiamo giocando tutti. Giochiamo tutti. Allora, il primo atto di responsabilità di questo paese è stato preso da Giorgio Napolitano, l'unico che si... E quando arriva una persona che se lo può permettere, stanno tutti zitti e si accorgono di tutte le cazzate, posso dire questa parola, che abbiamo fatto fino ad oggi.
in cui la democrazia è stata piegata per alcuni, per alcuni è più valida, per alcuni è altra, la libertà è una cosa, per altri è meno cosa, e quindi noi stiamo in questa condizione. Però scusi, siamo messi le voglio chiedere una cosa sulla Lega ancora, una cosa sulla Lega, ma Bossi non le sembra un po' quando esce così alla fine malato, Ma no. Guarda, cioè la malattia è una malattia, un po' sofferente. Ma no, ma la malattia è la, ti ho detto, è l'incoerenza. La malattia è un vizio, è un luogo, non so io da dove può venire. No, ma la questione fisica, noi, la questione no, fisica scusate, però può essere, noi, può aver influito. No, può influire no sulla... perché non è che se finisce Bossi poi non c'è la Lega. Ci stanno tanti piccoli Bossi e altri e tanti. Ma io non voglio, guarda, a me Bossi è pure simpatico. Il problema è che si deve decidere. Il problema è che Bossi è stato nel nostro, è stato un ministro del nostro Parlamento e un senatore. Cioè, della deputato, nostra Repubblica. Oggi è deputato, però è il senatore. È il senatore. E allora, voglio dire, che ci fa un secessionista dentro al Senato italiano? Questo mi chiedo, come è potuto accadere? E come sono potuti accadere tutte dovrebbero queste... Dovrebbero essere espulsi, tu dici. Ma no, espulsi, cioè, ma loro stessi non dovrebbero partecipare. Dici, perché sei per l'indipendenza della Padania, ma scusa, e allora stai in Padania. Questo ma è questo è, se tu odi l'Italia, tu stai in Padania, vivi in Padania, infatti, voglio dire, insomma... Queste loro sentono come una contaminazione, con una specie di criptonite Roma. Via da Roma allora. Ma no, via da Roma. Se vuoi venire, ma vieni, perché noi, io non sono come Bossi, per cui mi fa piacere che Bossi si edudisca. Però capisca, si decidano. Ma sì, ma siamo noi che dobbiamo... Cioè, guarda, se Bossi, se l'Italia non fosse stata così debole politicamente per tutti questi anni, non avrebbe rincorso Bossi, perché Bossi è stato rincorso da tutti, anche dalla tua sinistra. Allora, D'Alema disse una cosa. Allora vuol dire che noi siamo sbagliati, che tutto quello che è accaduto ha dell'incredibile. Allora oggi Monti ci farà svegliare. Nel suo torpore, venditi fan di Monti. Però è bello, non questo, sono fan sua... di Monti. Voi cercate di dire nei giornali. Non è così. È un po' sì, dai. No, che quello è una persona. Giorgio Napolitano è un grande presidente della Repubblica. Sì, assolutamente. Ecco, allora parliamo di quello. Mi basta quello. Però lici alla mi basta Chiesa. Che una cosa ci sia la Costituzione. Noi viviamo in un paese in cui incostituzionale. Dimmi una cosa, non c'è nulla di costituzionale. A proposito di questo, dimmi una cosa sull'ICI la Chiesa. ICI la Chiesa devono pagare questi. Ma certo che la devono pagare, ma la pagano. La pagano già la oppure paga. Bisogna correggere allora, questa il cosa. Discorso è questo qua. C'è l'illusione, come no, quando uno non paga le tasse. Cioè, è l'illusione. Se certamente mi fai un bel albergo per i pellegrini e ci metti una chiesetta e non paghi l'ICI su tutto l'immobile, tu sai da solo che quello è un peccato ma mortale. Ma questa Roma succede? E allora io direi di non parlare di reati. Diciamo che fanno dei peccati. È moralmente disonesto. È assolutamente. Poi per la Chiesa è la cosa principale. Essere, diciamo, peccatrice. Allora, abbiamo la pubblicità, poi torniamo con la chiusura con Antonello Venditti, 800 24 00 24. Poi ascoltatori, una cosetta da far ascoltare. Bene, ultimi minuti con Antonello Venditti, che ci è venuto a trovare qui a Roma. Facciamo la pubblicità. Studi di Radio 24, unica. Al disco è 8 marzo 2012, da Roma si riparte, poi andrà anche in Padania, però, no? Cioè, ma parte come no? Da Roma. Guarda, avverto tutti i leghisti che ci sono, che mi amano. Sono molti. Che starò a Milano il 27 marzo. E poi non so, mi spingo a Conegliano. Addirittura, nel profondo Veneto. No, ma poi. Pensa, farò anche l'Arena di Verona il 6 luglio. Vedi, ci vuole un incontro con il sindaco Tosi. Ma va bene, ma certo, ma perché la maggior parte poi delle persone sono persone, dai. Non c'è tutta questa tensione. Posso fare una confessione? Io sono, come il pubblico della Zanzara, e non solo quello della Zanzara sa, un tifoso della Lazio. Nessuno è perfetto. E sono uno, no, ma tu che c'entri non capisci assolutamente nulla di calcio. No, ma voglio bene, Sashi, ci abbiamo andati. Sashi, e però era uno che da ragazzino canticchiava un po' di nascosto, devo dire. Le canzoni di... Con le tue fidanzate, no? Ti capisco. Con le tue fidanzate. No, ma io ho tanti fans della Lazio,
Sì. Ma sì. Certo, ma poi sono romani, cioè voglio dire, si sta a Roma, si vive la città, no? Poi tecnicamente lo porterei dalla mia parte, per, spiegandogli tecnicamente la ragione per la quale deve... Scudetto alla Roma? Per la quale uno se nasce a Roma deve essere per forza no, la Roma, ma non è vero, questo, non è vero, sennò sarei un leghista. Ecco, ripeto, sì, no? Però scudetto alla Roma o centrosinistra? Però al l'hai governo? Detto che piangeresti un po', piangeresti. No, non piangerei per niente. Come andrei magari allo stadio, avrei un'ottima occasione di andare a vedere la Lazio, dai. Ah, adesso vuoi fare l'ecumenico. Ma no, dai, ma è così, dai, non esageriamo. Invece che dicevi... Scudetto alla Roma o centrosinistra al governo? Beh, è più, tutte e due non più si può. È più facile che vinca il centrosinistra. Beh, direi di sì. Oggi come oggi. Facciamo un appello a De Rossi? Così... De Rossi credo che appello, sia... Facciamo sì, un appello. No, ma non c'è bisogno di nessun appello, ormai... mi piace moltissimo il suo modo di ragionare e anche il suo modo di interpretare proprio il suo essere romano, quindi De Rossi non posso dire assolutamente nulla. Però deve andare via per vincere secondo te? No, deve fare quello che vuole. Può fare quello che vuole? Sì, assolutamente. Anche perché... se andasse via? Se lo vuol dire che è il frutto di una scelta molto non sarebbe coraggioso. Un tradimento? No, è una scelta coraggiosa secondo me. Sarebbe una scelta coraggiosa andare via? Certo. Eh beh, perché è difficile andare via da una bella città come Roma. E quindi è una scelta di... E quindi... Cioè non gli dici fai questa, non gli dici... Ma assolutamente dici, no, fai ma la figurati. Scelta che più ti ma è chiaro. Più ti conviene anche economicamente, professionalmente. Ma io penso proprio di sì. Però è ma vero anche che... perché lui la farà comunque. È vero che per vincere dovrebbe andare via, su questo non c'è dubbio, per vincere subito, no? Non è detto. Subito. Beh, certo, c'ha 29 anni quasi, dunque. Quindi... Piace, però secondo me gli piacerebbe più vincere con la sua maglia. Questo non c'è dubbio. E quindi farà questa scelta. Se gli piacerà soffrire un po' di più tentando di vincere con la sua maglia oppure andando a tentare comunque di vincere con un'altra maglia e in altri climi. Però guarda, veramente, io penso che le persone debbano esercitare il loro diritto alla vita. Oh, questo è fondamentale. Quindi, la cosa del tradimento anch'io la odio. No, ma non c'è dire. Tradimento. No, quando c'è la professione, sì, e sì. Quindi non è non siamo nelle passioni, sì, sì. Secondo me bisogna seguire la professionalità. Poi se la professionalità si accoppia alla passionalità... Quindi scelga allora, con la testa e con il cuore. Assolutamente. Cioè uno può scegliere in tanti modi. Il modo in cui lui sceglierà sarà giusto per lui. Allora, per concludere, una volta tu avevi detto di Alemanno, pur essendo di sinistra, che allora, più a sinistra guarda, di certa sinistra. Ti ha deluso? No, dunque, la sinistra sociale di Alemanno, sì. Che prima del PDL, è una sinistra molto interessante e qualche cosa è andata anche in FLI, diciamo io per esempio. Di quella destra sociale che rappresentava Alemanno. Assolutamente. Voteresti FLI? No, perché mi devi fare? Ma no, io voto PD, io ti sto dicendo che ci sono alcune lotte che si possono fare insieme. Del resto mi piacerebbe una connotazione più specifica di FLI, che c'ha tanti uomini giusti all'interno, anche donne molto interessanti come la Perina. E quindi in alcune cose, guarda, proprio ci siamo... Però Alemanno un po' da deluso, o no? Ma io non parlo manco dell'Alemanno, cioè io voglio dire... D'Agospia lo chiama Ale Danno. Ma non lo so, guarda, Roma è una città difficilissima da governare, quindi non... E lui come l'ha governata fino adesso, in questi anni? Bene o male? Non lo so perché... a Roma, il tuo giudizio lo so, sarei fatto. Guarda, io il giudizio è questo qui, che secondo me è una città espulsa Roma. Cioè se tu non crei un ideale di solidarietà, di vivere insieme, di civiltà, che poi porta a tutte queste divisioni, cioè c'è un'intera periferia espulsa dalla città. Quindi è chiaro che è sconosciuta, cioè ci sono delle sacche, noi dunque, vediamo... Dunque giudizio sospeso. Giudizio, però Roma, voglio dire, è una città che apparentemente oggi è violenta e ha un sacco di bande, è piena di razzismo, questa è la verità, e che non si e non può entrare in città. Cioè questa città è una città morta per gli abitanti delle periferie, è viva per i turisti, esteticamente molto corretta, qualche cosa è stata fatta, però è troppo poco. Ecco. E un'ultima cosa è questa, qualcuno ha paragonato in questi giorni alcuni atteggiamenti del ormai arcinoto comandante Schettino ad alcuni atteggiamenti di Berlusconi addirittura. Cioè io non esagererei né nell'uno né nell'altro, non so se il modello, ma no. Certamente. Addirittura Crozza ha fatto questo paragone. Vabbè, insomma, che è un comico, ma i comici possono fare quello che gli pare e quindi possono dire tutto quello che gli pare. E che vorrei dire però alla, diciamo, destra tra virgolette, che la satira sopravvive alla destra, capito? Sopravvive a Berlusconi? Sì,
Ecco, cioè molte volte il berlusconismo ha fatto sì che la satira indirizzata a Berlusconi fosse la fine della satira, sì, il fine della satira. Invece la satira continua anche se non c'è Berlusconi, quindi vuol dire che è un atteggiamento... Crozza sì, perché Crozza è molto bravo. È uno dei pochi che ci riesce. Sì, sì, ma io... ecco, vuol dire che non è il nemico, cioè Berlusconi non è stato il nemico della satira. È stato uno che è stato oggetto di satira come tantissimi altri. Si è prestato molto, diciamo, aveva molte caratteristiche che hanno aiutato i comici. Ha aiutato molto, sì. Grazie Antonello Venditti di essere venuto qui. Grazie, a presto. Che non si è sempre attuale, Venditti, questa canzoncina. Sì, ma soprattutto in questo mondo di debiti viviamo ancora di scandali. E poi cerchiamo le vergini e disprezziamo i politici e ci arrabbiamo, gridiamo, preghiamo e poi leggiamo gli oroscopi. Questi siamo noi. Grazie a Venditti. Grazie. Ruggero da Roma, buonasera. Sì, Regruciani, vado. Anche... vado. Allora, no, volevo solo tranquillizzare.